Ciao a tutti ragazzi, nuova ricetta, nuovo video. Ormai siamo in estate inoltrata, fa davvero caldissimo e in questo periodo, diciamoci la verità, non si ha tanta voglia né tanto di cucinare né tanto di mangiare. Però ci sono alcuni piatti che possono dare un sollievo quando vengono degustati e sono perfetti per questa stagione. Oggi andremo a preparare una pasta fredda, però di mare. Vi garantisco ragazzi che qualcosa di eccezionale, la potete preparare tranquillamente il giorno prima e tenerla in frigo oppure portarla per un picnic o in spiaggia, va benissimo. Quindi lanciamo subito la sigla e andiamo a preparare la pasta fredda di mare. Sigla! Gli ingredienti che ci occorrono per la preparazione di questa ricetta sono 1 kg di cozze, 300 g di pasta, 6 gamberoni, 10 anelli di totano, 6 pomodorini d'atterino, basilico quanto basta, prezzemolo quanto basta, vino bianco, olio, sale e pepe. Iniziamo subito dalle cozze. In una padella andiamo ad inserire un filo d'olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, i gambi del prezzemolo, accendiamo la fiamma e non appena l'olio prende calore inserire subito le cozze. Sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco, coprite e non appena le cozze si saranno aperte spegnete la fiamma e le tenete momentaneamente da parte. Andate a separare i molluschi con i loro gusci inserendoli in una ciotola e recuperate il liquido rilasciato dagli stessi. Questo liquido sarà molto importante e lo utilizzeremo successivamente. Quindi in un altro contenitore, utilizzando un colino, andate a filtrare il liquido rilasciato e lo tenete momentaneamente da parte. Ora ci dedichiamo alla pulizia dei gamberoni. Semplicemente eliminiamo la testa che andiamo ad inserire in una padella. Eliminate il carapace, le zampe e anche queste le inserite all'interno della padella. E con un coltello andate a fare un'incisione sul dorso del gambero e andate ad eliminare l'intestino contenuto all'interno, che sarà ricco di impurità e a volte anche sabbia. Ripetete l'operazione per tutti quanti i vostri gamberoni, recuperando gli scarti e mettendoli all'interno della padella. Ora ci dedichiamo anche ai totani. Io sto utilizzando degli anelli di totano decongelati, voi potete scegliere quelli freschi oppure potete utilizzare dei calamari, in base ai vostri gusti vanno benissimo ugualmente. Se utilizzate anche voi gli anelli di totano decongelati come i miei, li andate a tagliare grossolanamente e li tenete anche questi momentaneamente da parte. Portiamo la padella sul fuoco dove abbiamo inserito gli scarti dei nostri gamberoni e da questi andiamo a ricavare un brodo per estrapolare tutto quanto il sapore contenuto proprio all'interno delle teste. Quindi aggiungiamo 1 litro di acqua, delle foglie di basilico e un pochino di prezzemolo. Accendiamo la fiamma e lasciamo cuocere questo brodetto per circa 20-25 minuti a fiamma media. Nel frattempo, in una padella a parte inseriamo un filo d'olio extravergine d'oliva. I pezzi di totano tagliati in precedenza sfumiamo con un pochino di vino bianco e regoliamo con sale e pepe. Accendiamo la fiamma e li lasciamo cuocere per 2, massimo 3 minuti. Non esagerate con i tempi di cottura, altrimenti diventeranno duri. Li cuocete con un coperchio e non appena saranno pronti andate a recuperare i pezzettini di totano che saranno cotti e lasciate il fondo che si è formato sulla padella. In questo fondo andremo a cuocere anche i gamberoni, anche questi avranno un tempo di cottura davvero rapidissimo, basteranno 40 secondi da un lato e 40 secondi dall'altro lato. Una volta pronti li andate ad adagiare nello stesso contenitore dove sono i totani e il liquido che è presente sul fondo della padella lo andate ad inserire nel nostro brodo di scarti di gamberi che sta ancora cuocendo. Nel frattempo le cozze si saranno raffreddate, quindi le andiamo a sgusciare tutte, avendo la premura di conservare qualche guscio intero con il frutto che ci servirà come decorazione del piatto. Durante la fase di cottura del vostro brodo di teste di gamberi si potrà formare un'impurità sulla superficie, nel caso anche voi si forma questa impurità con una schiumarola andate a recuperarla e ad eliminarla. In una pentola andate a filtrare nuovamente il liquido rilasciato dalle cozze che abbiamo tenuto da parte in precedenza. E una volta pronto il vostro brodetto, lo andate a filtrare anche questo all'interno della pentola. Accendete la fiamma, portate di nuovo il liquido in ebollizione e ci andate a versare all'interno la pasta. La pasta la andremo a cuocere in questo concentrato di sapore di mare perché assumerà davvero un gusto delizioso. Quindi questo passaggio è fondamentale.
Cuocete la pasta fino a un minuto prima del termine della sua cottura, dopodiché la andate a scolare e la raffreddate subito sotto acqua fredda corrente. La mettete in una ciotola e la condite con un filo d'olio extravergine d'oliva e la mescolate bene per evitare che si attacchi. Nella ciotola dove abbiamo il pesce andiamo ad inserire la giusta quantità di pasta. Aggiungete anche una generosa manciata di prezzemolo, mescolate bene tutti quanti gli ingredienti e andate subito ad impiattare recuperando sia il pesce sia la pasta e completate con un filo di olio extravergine d'oliva e una fogliolina di basilico. Questo piatto semplicissimo, adatto alle giornate di caldo estivo, vi darà davvero il piacere di mangiare un piatto fresco, un piatto profumato, un piatto davvero gustoso. Provate anche voi questa versione a casa e come sempre con voi ci rivediamo settimana prossima con la prossima ricetta. Ciao a tutti!